Infatti, alla Galleria Nicola Pedana Arte Contemporanea ci sarà la personale di Carla Accardi, la signora dell'arte contemporanea italiana. Noi siamo con il gallerista Nicola Pedana. Dunque, un'attesa importante questa? Sì, è un'attesa molto importante. Abbiamo impiegato un po' di tempo per raccogliere queste opere. Sono opere molto significative, alcune di loro sono state esposte in musei molto importanti, sia italiani che internazionali. Il percorso artistico parte dagli anni 60 fino ad arrivare alle opere dell'ultimo periodo. Io dicevo la signora dell'arte contemporanea italiana, sì. Forse è la più grande artista italiana. Sì, è la più grande artista italiana di fama nazionale e internazionale. È stata la pioniera di quella che vuole essere l'astrattismo italiano. Partendo dall'informale, dove il grande teorizzatore profeta Michel Tapie la inserisce già dagli anni 50 in alcune mostre sia italiane sia all'estero. Del resto dobbiamo dire che quella di Nicola Pedana, arte contemporanea, è un percorso a tappe, ma tappe fondamentali ed importanti. Ricordo Stefanoni, Shimamoto e altri ancora. Sì, la trilogia analitica con Pinelli, Griffa, Olivieri. Sì, fa parte del percorso scientifico della galleria che ci rivolgiamo maggiormente agli artisti che hanno fatto la storia dell'arte. Carla è un pezzo di storia dell'arte italiana e internazionale già da 50 anni.